È arrivato in ritardo Massimiliano Allegri a conferenza stampa e sono arrivato in ritardo io a commentare la conferenza stampa in ritardo di Massimiliano Allegri. Quindi è tutto perfetto, tutto come doveva essere. Ci vedremo poco in questi giorni, o comunque meno, perché comunque poi ci sarà una pausa nazionali. Cerchiamo di goderci quest'ultima partita della Juventus che, come ha detto giustamente l'allenatore oggi, è molto, molto, molto importante. Allegri carico, ha rimarcato questo concetto più di una volta, quindi mi fa piacere. Andiamo ad analizzare le parole dell'allenatore cercando di capire chi sarà disponibile, chi no e che tipo di partita aspettarci. Dobbiamo fare una bella partita contro un Inter forte, dice Allegri. È sempre una partita meravigliosa davanti a 70.000 spettatori. È il derby d'Italia e sarà affascinante, dovremo essere bravi. Oggi ci sarà la rifinitura, dovrò valutare le condizioni di Angel Di Maria che sembrano comunque essere buone. Dovrò valutare le condizioni di Bonucci e Miretti, non avremo a disposizione Milik e Alessandro e ovviamente non avremo a disposizione nemmeno Pogba. Chiesa invece è a disposizione, sono contento che l'altra sera abbia fatto gol. Tutti gli altri che hanno giocato giovedì saranno a disposizione, quindi non chissà quale tipo di recuperi, non chissà quale tipo di panchina lunga, dovremo valutare Bonucci e Miretti, capire se saranno aggregati alla squadra, ovviamente immagino non da titolare. Miretti comunque insomma si era indurito un po' l'adduttore, spero proprio di sì. Bonucci aveva preso una botta, adesso io con tutto il bene mi auguro che possano essere a disposizione entrambi. Dispiace invece per il non recupero di Milik, ammetto ci avevo sperato, pensavo che potesse recuperare. E poi dice: io Locatelli lo vedo bene, l'ho tolto a 10 dalla fine perché la partita era in sicurezza e gli ho fatto risparmiare minutaggio. Locatelli sta molto bene, questa è la domanda, perché Locatelli non è stato convocato in nazionale e allora volevano capire i giornalisti da parte dell'allenatore se c'era qualcosa che non andava. Credo che sia un po' insensata la mancata convocazione di Locatelli, così come credo che la convocazione di Fagioli in Under 21 sia bizzarra, se possiamo definirla così. Vediamo cosa succederà. Sinceramente non mi dispiace non dare Locatelli alla nazionale, mi dispiace di più dargli Chiesa. Bonucci non sappiamo se è in grado di intendere volere, però è stato convocato. Speriamo che vada bene per questi ragazzi, perché veramente questa pausa nazionale in questo momento è una sorta di follia. Non vedo un altro modo di definirla dopo un mondiale che è stato giocato 3 mesi fa, però va bene, dobbiamo fare di necessità virtù. Io credo che dobbiamo ambire a fare il massimo, dice Allegri. Domani è l'ultima partita ed è importante e difficile. Gli scontri diretti sono difficili da giocare. Quest'anno abbiamo perso col Milan, col Napoli e con la Roma. Abbiamo vinto con l'Inter e con la Lazio, pareggiato con la Roma. Più o meno, quindi, siamo in linea. La classifica dice che siamo indietro per la Champions e che è difficile recuperare, ma nell'ottica della classifica, e lo dico da qui a fine campionato, abbiamo fatto in campo 53 punti. Se poi il 19 aprile succederà qualcosa, vedremo. Soprattutto abbiamo Europa League e Coppa Italia. Vediamo domani sera, poi dobbiamo affrontare con calma, passo dopo passo, un aprile bello con 9 partite. Sarà divertente da vivere. È un po' quello che vi dicevo ieri, post sorteggi. Mi dispiace che tanti si siano focalizzati sul fatto che non sia stato soddisfatto del sorteggio, ma ragazzi, non è tanto per lo Sporting Lisbona, che comunque è una squadra temibilissima e che secondo me la Juventus farà bene a non sottovalutare, perché sennò si rischiano delle figuracce. Però essere finiti nella parte di tabellone con Sporting Lisbona, Manchester United e e Siviglia, e dall'altra parte invece la Roma si ritrova il Feyenoord, il Saint-Gilloise e il Bayer Leverkusen, permettetemi, non c'era possibilità di incastrarlo al peggio quel sorteggio, anzi l'unica cosa era invertire la partita e fare quindi Sporting contro Siviglia e Juventus contro United già ai quarti. Cioè siamo finiti nella parte di tabellone terrificante. Abbiamo avuto un sorteggio francamente brutto, quindi è inutile dire sì, non dobbiamo piangere, dobbiamo lamentarci, bisogna vincere tutte. Ragazzi, in questo momento, dicevo anche ieri, non siamo una squadra che può ambire ad arrivare in finale con quello che stiamo vedendo sul campo. L'altro giorno vi dicevo, ragazzi, questa Juve potenzialmente è una squadra forte, però bisogna fare di più, bisogna fare di più, perché poi Allegri dice giustamente, no, in campo abbiamo fatto 53 punti, però abbiamo fatto 53 punti. Io capisco che da parte dell'allenatore in questo momento sia un moto d'orgoglio rimarcare questa cosa. 53 punti, stiamo parlando di un bottino. Napoli sta scappando via e non ha rivali, e questo anche per colpa nostra, perché abbiamo sbagliato delle partite francamente facili che non dovevamo sbagliare anche prima della penalizzazione. Quindi lui fa bene a dire sì, anche l'Inter è lì, anche il Milan è lì, anche gli altri sono lì, sì, però ce n'è una che è là, e quella che è là sta andando là
con una squadra che sulla carta non è più forte di quella di Juve, Milano, Inter. Sono Juve, Milano e Inter che hanno il freno a mano tirato e forse si stanno accontentando, si sono accontentate Milano e Inter probabilmente anche per arrivare in Champions, perché non avrebbero potuto forse andare avanti in Champions andando ad impegnarsi anche tanto sul campionato. Questa è la lettura che vado a dare, perché le partite di Milan e Inter contro Porto e Tottenham sono state tutto tranne che magnifiche. In campionato stanno facendo fatica, quindi il fatto di aver 53 punti, te guardi la classifica e dici sì vabbè saremo secondi, è d'accordo, però non è un vanto, perché noi dovremmo essere decisamente più in là. Secondi va bene, non è la posizione che devi guardare, la distanza, perché il Napoli ha giocato lo stesso numero nostro di partite, più è andato avanti in Champions e molto probabilmente andrà ancora più avanti in Champions, quindi la posizione è d'accordo, la Juve sarebbe seconda, però bisogna contare il gap, perché c'è un gap grosso dalla prima posizione. È quello il dato importante, non la posizione. Dove la Juve merita di essere, la Juve merita di essere seconda, perché quelle dietro la Juve hanno fatto peggio. Hanno fatto peggio e la Juve non ha fatto campionato meraviglioso, indimenticabile, che passerà agli annali. È il gap, è quello che conta, è quello lì. Quindi io sono d'accordo con quello che dice Allegri e c'ha anche ragione a dire non so cosa succederà, se andremo in Champions, se riceveranno i punti, vediamo il 19 aprile. Domani sera giochiamo contro una squadra che è al nostro livello, una squadra che è agli ottavi di Champions ma è al nostro livello, l'Inter è al nostro livello, è una squadra che ha del potenziale e che secondo me dovrebbe fare di più col potenziale che ha, così come la Juve è una squadra col potenziale e che dovrebbe fare di più, dovrebbero raccogliere di più. Infatti facevano valere le critiche a Inzaghi, io credo che siano giustificabili anche, magari non tutte quelle aggressive, però secondo me quest'anno, al secondo anno di gestione Inzaghi, è vero che sono ai quarti di Champions, ma secondo me non indimenticabile. Non ho la stessa paura che avevo affrontato l'Inter l'anno scorso, anche perché secondo me la Juve quest'anno è più forte della Juve dell'anno scorso e secondo me l'Inter dell'anno scorso era più forte di quella di quest'anno. Mi sembrava una squadra più squadra. Quella di quest'anno mi sembra una squadra scricchiolante, così come questa Juve, quindi sarà una partita aperta alla tripla. Penso proprio che non ci sarà un favorito, forse leggermente loro perché giocano in casa, ma finisce qui. Magari Chiesa e Di Maria staranno fuori, dice Allegri. Ho Ken squalificato e Milik fuori, ho pochi cambi davanti. Sulle non è una prima punta, infatti lì ho solo Vlahovic. È una partita molto importante per noi, dobbiamo fare una buona prestazione. Sono contento che Allegri parli di prestazione, sono contento che sia anche andato a sottolineare ancora quanto non gli sia piaciuta appunto la gara di giovedì sera, secondo tempo a Friburgo, dove la Juve non è che poteva, probabilmente doveva fare di meglio. Una squadra con un uomo in più come la Juve, con due gol di scarto, doveva cercare di fare la gara, non di subire la gara. Tanti hanno parlato di gestione, per me non è stata gestione, e credo che anche Allegri sia d'accordo con questa cosa, perché sennò non ci tornerebbe sopra ancora una volta. Allegri l'ha capito, Allegri lo sa. Giunti a questo punto e con un aprile di questo tipo, quello che abbiamo fatto fino adesso non è sufficiente, serve fare di più. E io spero che già da domani, in una partita con l'Inter, dato che è anche l'ultima prima della sosta, quel qualcosa di più inizia ad esserci. Perché se non inizia ad esserci adesso, allora significa che siamo destinati ad un aprile che sarà amaro. Perché è un aprile molto, molto complicato. Poi dice, lo Sporting è una buona squadra, ha tecniche ed entusiasmo, sono giovani ma sono bravi, ci prepareremo al meglio. Le palline della Champions sono così, le italiane hanno il 75% di probabilità di arrivare in finale, credo che sia bello per il campionato italiano. Gatti ha dalla sua il fatto di essere esuberante e pieno di energia, deve crescere al profilo della gestione della partita, ha fatto una buona gara e domani potrebbe giocare di nuovo. Sono abbastanza convinto che giocherà Gatti domani, perché l'alternativa è uno tra Rugani e Scildo, per una bella partita di Gatti così, è giusto confermarlo. E infatti Allegri dice, è la squadra, non solo Vlahovic, che deve far meglio, visto che abbiamo giocato un brutto secondo tempo a Friburgo. L'Inter nelle ultime 17 in casa ha fatto 15 vittorie e 2 pareggi, sono imbattuti in casa, e chiedo scusa per il trapano che ovviamente non dipende da me. Sono forti nelle palle alte. Forti nelle palle alte e con entusiasmo per il sorteggio. Ripeto, è molto importante per noi la partita. E Allegri sta veramente caricando la Juve, sta caricando l'ambiente, sta facendo capire che
Domani sera è una gara tosta, è una gara da non sottovalutare. Possiamo migliorare e dobbiamo migliorare in quella fase della partita di gestione della palla, quando accelerare e quando diminuire e nelle scelte di passaggio. C'è una crescita importante di squadra. Intanto pensiamo a chiudere queste partite con domani sera. Poi, dopo la sosta, e ne abbiamo bisogno di una sosta e di riposare, perché ci sono giocatori come Danilo, Rabiot e Bremer che non si sono mai fermati, avremo anche Milik e Alessandro, vedremo Pogba. Chiesa crescerà e Bonucci forse sarà a pieno ritmo. Nella parte finale e soprattutto ad aprile servono tutti, soprattutto davanti ho bisogno di tutti per le rotazioni. Facciamo un passettino alla volta. Allegri è già ad aprile, eh? Allegri è già focalizzato, sa che quello è il mese in cui si decide tutto. E allora io qui esigo, io non posso tirarmi indietro dal chiedere alla squadra, all'allenatore, di dare di più rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Post mondiale abbiamo visto una roba, abbiamo avuto tre blocchi. Un blocco iniziale brutto, perché il blocco iniziale è stato brutto. Il blocco immediatamente pre-mondiale, post-mondiale, in cui si era migliorato qualcosina, ma non eravamo ancora alla fase finale. E adesso però bisogna arrivare alla fase finale, perché siamo sul finale della stagione. Il passettino alla volta di Allegri mi impone un passettone ad adesso, perché sennò veramente aprile sarà un inferno. E poi Allegri dice, Mourinho forse non ce l'aveva con noi, ma col format della UEFA sul fatto che secondo Mourinho non dovrebbero essere in Europa League squadre retrocesse alla Champions, mi dispiace questo regolamento. E poi dice Allegri, Pogba è ormai da 8 mesi che è fuori, faccia le stesse domande ed è sempre lo stesso ritornello. Col Tor sembrava stare bene, secondo me ci vorrà del tempo anche post sosta, quindi qua mettiamoci proprio l'anima in pace, ma io ormai su Pogba sono serenissimo, tranquillissimo, non c'ho veramente niente da dire. E poi Allegri fa un riassunto e fa capire anche quanto questo mese sarà importante per quello che sarà il giudizio immortale universale dell'annata. Nel calcio ha ragione chi vince a fine anno, dove verranno tirate le somme e fatta un'analisi di cosa è andato e cosa no. È inutile che io dica che quest'anno per tanto tempo non abbiamo avuto questo o quell'altro. C'è poi il lato positivo che sono venuti fuori 5 ragazzi giovani e che hanno giocato tanto anche se non avevano esperienza, avevano meno esperienza. In questo momento è tutto bello, poi magari tra 20 giorni è tutto diverso. Ieri sera sentivo delle analisi di inizio stagione, ora è tutto il contrario. Magari poi non arrivi in finale, rimani fuori dalle prime 4, entro la fine dell'anno non si può giudicare una stagione. Non sono d'accordo. Si possono giudicare le stagioni sui macro obiettivi. E per macro obiettivi intendo proprio un obiettivo da raggiungere. La Juve non ha raggiunto la qualificazione post gironi Champions. Quello è già un fallimento. Poi ovviamente sul campionato tutto può accadere, sulla Coppa Italia tutto può accadere, ora sull'Europa League tutto può accadere. Però il primo step ufficiale la Juventus di analisi sulla stagione ce l'ha e non essere andati avanti in Champions. In questo momento, e ha sottolineato tante volte in questo momento, giustamente perché in questo momento puoi analizzare soltanto sta roba qui, in questo momento l'obiettivo della Juve è arrivare a giocare le finali di Coppa e rimanere nelle prime 4. In questo momento va difeso il secondo posto, siamo a più 3 sull'Inter e a più X sulle altre. Quello che succederà fuori dal campo non lo possiamo valutare, noi valutiamo il campo, dove abbiamo fatto 53 punti, 3 punti avanti all'Inter, 5 avanti al Milan, eccetera, eccetera, eccetera. Se a fine anno la squadra, al netto delle sanzioni, sarà quinto o sesta, vorrà dire che la stagione non è andata bene. Noi dobbiamo difendere il secondo posto sul campo, può piacere oppure no. Penso che nessuno debba chiedere di più alla squadra se non preoccuparsi di quello che effettivamente accade sul campo, e quindi spero di vedere sul campo domani sera una buona Juve in grado di sconfiggere l'Inter in primis e di iniziare a dare quel colpo di coda necessario, perché quando arrivi a questo punto della stagione, l'anno scorso siamo arrivati e non ci giocavamo più niente, eravamo qui, avevamo solo la Coppa Italia con la speranza, in campionato non capivi, dovevi difendere il quarto posto, eravamo svuotati. Quest'anno siamo svuotati per altre ragioni extracampo, ma la notizia è che c'è una stagione. È per questo che quest'anno, in questo momento, è necessario chiedere uno sforzo in più a tutti, dalla squadra all'allenatore e alla dirigenza.